Parte della storia di Firenze, della Toscana e dell'Italia, una vera e propria eccellenza. L'Istituto Geografico Militare di Firenze compie 150 anni il prossimo 27 di ottobre e la regione, proprio in virtù dell'estrema rilevanza, unicità e peculiarità professionale espressa dall'Istituto, del valore civile oltre che militare, del suo ampio campo d'azione, del legame col territorio e quindi dell'eccellenza di carattere regionale, nazionale e sovranazionale, ha deciso di conferirgli il Pegaso d'Oro, la massima onorificenza della regione. La cerimonia si è svolta in sala Pegaso a Palazzo Strozzi Sacrati. A condurla è il presidente Eugenio Giani, che ha consegnato il Pegaso d'Oro nelle mani del comandante dell'IGM, il generale di divisione Pietro Tornabene. Quel pezzo di Firenze Capitale che rimane ancora oggi, e fu proprio durante il periodo di Firenze Capitale che fu scelto nel processo di aggregazione dello Stato di concentrare a Firenze, là in via Battisti, in quei locali che erano stati espropriati alla Chiesa, che in quel momento era dissenziente, Papa Pio IX non ne voleva sapere dell'unità d'Italia, furono espropriati alla Santissima Annunziata e diventarono in via Battisti la sede dell'Istituto Geografico Militare. 150 anni fa, esatti, perché dopo un lavoro preparatorio di 7 anni si inaugura ufficialmente l'istituto il 27 ottobre 1872, portando qui tutto il materiale geografico di quello che era il Regno delle Due Sicilie, quindi da Napoli, tutto il materiale del Regno di Savoia da Torino, tutto il materiale degli Estensi da Modena, perché proprio a Modena vi era una grandissima, ampia raccolta di conoscenza geografica, e poi naturalmente tutto quello che c'era a Firenze. L'istituto è stato qui a Firenze e non è un caso che per tanti anni ha operato a favore della nazione nell'ambito dei rilevamenti geografici. Ricordo quanto importante sia la geografia per ogni intervento sul territorio, di qualunque tipo, ma non solo sul territorio, ma anche per poter esercitare il diritto di cittadinanza. Il senso della spazialità è indispensabile. Devo dire, il fatto dell'ubicazione dell'istituto a Firenze non è casuale. La capitale viene scelta a Firenze, il giornale di Firenze si chiama La Nazione e l'Istituto Geografico Militare, che svolge la sua funzione a beneficio della nazione, trova qui la sua sede naturale.